Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale. Eccoci qui di nuovo con Formula 1 2019. Siamo prontissimi per il penultimo Gran Premio della stagione. Grande recupero della nostra Margheritina. Siamo a 19 punti da Lucas Weber. Abbiamo fatto un gran recuperone in questa seconda fase di stagione, con molti recuperi, soprattutto nell'ultimo GP. Signori, il 12° posto di Lucas Weber ha rimischiato un po' le carte in tavola, ma la fortuna non sempre ci viene incontro, perché ci mancano due gran premi. Il prossimo è quello del Brasile e arriva la pioggia dove noi abbiamo tantissime difficoltà è arrivata qui in Brasile, quindi non lo so signori, non lo so, proviamo a fare del nostro meglio, come sempre ce la giocheremo fino alla fine. Sono tanti i punti da meno 19 o meno 16, sai che non mi ricordo. Le monoposto sono quasi pronte. Non ci ho fatti i calcoli in realtà adesso, era uscito il pop-upino prima. Comunque siamo pronti appunto per le qualifiche, quindi concentratissimi. Il giro sarà sull'asciutto, ma io vabbè, c'ho l'assetto naturalmente da bagnato per la gara. Signori, giro con una concentrazione totale. Ci giochiamo il mondiale qui. Grande così signori, grande girone, bravo, grande girone. Lavoro, hai guidato davvero bene. Concentratissimi per questa concluse qualifica, perché era importantissimo. Le prime tre posizioni a tua, lo scienziato Hamilton e Devon Butler. Le qualifiche sono finite e ora attendiamo con ansia la gara. Domani commenteremo il Gran Premio in diretta e senza interruzioni. Vi aspettiamo. Signori, attenzione, perché seconda posizione per la Racing Point di Lewis Hamilton, ma Lucas Weber è 14°. Grande chance, signori, grande chance. Attenzione che Weber in queste ultime gare sta facendo qualche scivolone di troppo, quindi è stato sempre fortunatissimo. Ha fatto una prima metà di stagione devastante, ma adesso nelle ultime gare, quelle fondamentali, sta cedendo un pochino, e noi qua come dei falchi dobbiamo stare una buona dovremmo avere buone sulla preda, signori, sulla preda. Andiamo in gara, andiamo in gara. Prima fila è bagnato, quindi le qualifiche vabbè sono andate bene, ma la gara è tutt'altra storia, signori, tutt'altra storia. Ci sarà da soffrire e il circuito sicuro del Brasile è difficilissimo. Il Gran Premio del Brasile riesce gli spalti e regala bagnato, grandissime poi emozioni. Gare fondamentali per il titolo. Delusioni, trionfi e gloria davanti al pubblico di casa. L'autodromo José Carlos Pace ci ha regalato tutto questo e molto altro. Diamo un'occhiata alle posizioni sulla griglia di partenza. Lo scienziato si posiziona in pole position e Lewis Hamilton completa la prima fila. E ora vediamo il resto della griglia. Butler, Norris, Charles Leclerc e Kvyat, Hülkenberg, Perez, Vettel e Valtteri Bottas, Gasly, Grosjean, George Russell e Weber, Raikkonen, okay. Stroll, Max Verstappen. Aspettavo di vedere un attimino le posizioni, almeno fino a Weber, magari cambiava pure qualche pezzo e partiva ancora più dietro, mai dire mai, signori. Rallenta quando arrivi alla prima curva e cerca di prenderla pulita, non vogliamo perdere posizioni al via, dobbiamo sfruttare gli errori degli altri. Signori, benzina, possiamo mettere forse anche 17, perché miscela grassa non so se conviene. Lasciamo così tanto noi...
durante la gara la recuperiamo. Se mettiamo miscela grassa si va più veloce, ma ti dà anche più spinta sugli pneumatici e quindi più possibilità di slittamento dello stesso senza pit stop, perché appunto c'è pioggia. Signori, pronti? Mi raccomando, voi come sempre like, condivisioni per supportare la serie e il canale. Sto pensando anche di aggiungere qualcosina per quanto riguarda la serie di Formula 1, poi ve ne parlerò, vedremo, sto valutando un pochino, devo fare qualche test. Ma pronti per la penultima gara della nostra terza stagione con la nostra Margheritina in pole position sotto la pioggia in Brasile. Oh, ma che Kaiser! Ma che state fuori? Lo so che sono partito benissimo, però non è che mi dovete sfracchiare. È perché uno è provato a passare da un lato, l'altro dall'altro, ma non c'era spazio. Attenzione a Lewis Hamilton, che riesce ad infilarsi, okay, maledetto. Abbiamo superato la fase iniziale, adesso proseguiamo. Fogliatissimo Lewis. Noi dobbiamo un pochino impratichirci qui sotto la pioggia, perché qualifiche sotto l'asciutto, ma anche tutti i giri delle prove libere, quindi è la prima volta che stiamo guidando qui sotto la pioggia con questo assetto, quindi dobbiamo provare. Non ho la più pallida idea di come si possa comportare l'auto. Soprattutto non possiamo far scappare Hamilton, anche se ci sta provando. Stare molto accorto in fase di accelerazione per evitare il bloccaggio. Il bloccaggio, lo dicevo, in fase di frenata per evitare il bloccaggio, in fase di accelerazione per evitare lo slittamento degli pneumatici. Male che non abbiamo spaccato niente. Avevamo fatto un buon primo settore, vicinissimi a Lewis, ma come detto la staccata è un terno all'otto. Io, come dicevo, ho provato solo sull'asciutto, quindi non lo so, devo prendere le misure adesso in gara direttamente. Proviamo a recuperare anche un po' di benzina. Lewis Hamilton, altro giro veloce. Devo gestire tantissimo l'acceleratore perché è molto molto complicato. Saranno 18 giri difficilissimi. Non so se vi farò qualche taglietto, dipenderà un po' effettivamente dalla gara se sarà movimentata o meno, anche perché poi sul bagnato la gara dura anche di più, quindi non vorrei che il video uscisse un'epopea di niente sotto l'acqua. Vedremo, vedremo. Può darsi anche che vi lascerò tutta la tensione della gara, che ne so. Vedrò in fase di montaggio. Ma abbiamo ribeccato, porca mignotta. Il distacco dal tuo compagno di squadra è 2,8 secondi. Dobbiamo approfittarne perché
stiamo facendo molto ad elastico con Hamilton, perché se ci facciamo fregare così da Butler non lo prenderemo mai più Hamilton. Maledizione. Attenzione, perché lì davanti Butler va ad affrontare Lewis Hamilton e lo supera. Noi siamo rimasti a guardare in questo giro. Butler inferocito. Un grandissimo ritmo. Dobbiamo stare attenti a Leclerc qui dietro, che in realtà ha fatto il giro veloce. Vorrei anch'io andare a superare Lewis Hamilton, che forse non è velocissimo effettivamente, perché lo stavamo recuperando sia noi, e Butler si è avvicinato subito e lo ha superato. Hamilton è, se riusciamo a trovare il punto, è superabilissimo. Bandiera gialla. Ho bandiera gialla qua, no, che non lo supererò mai più. Vabbè, ma sto cazzo, porca puttana, se sei una cazzo di ripartenza che riusciamo a fare bene. Attenzione qua, ci facciamo sempre fregare come gli stronzi. Quella ripartenza di merda, non puoi dare una puntina di gas. Stiamo accorciando le distanze sulla vettura davanti, ma ricorda che dobbiamo arrivare alla fine della gara con questo treno di gomme. No, allora Hamilton lo dobbiamo andare a riprendere assolutamente, signore, non esiste, sono punti preziosissimi. Mo Butler penso che sia impossibile, ma Lewis ce ne abbiamo di più se non continuiamo a fare stronzate in quella curva. Difficilissima, metti un po' di miscela grassa, va. La shot lap a oltranza. Il tuo vantaggio sulla vettura che ti segue aumenta di 5 decimi a giro. Sta iniziando a piovere un po' di più se non sbaglio, Credo ci faccia mettere le full wet, però ocio. Adesso stanno macinando questi qui davanti. Che un po' di miscela abbiamo recuperata, possiamo usare la grassa, ma Hamilton sul dritto va forte, quindi non arriviamo. È molto tosta, signori, molto tosta. Butler intanto se n'è andato completamente, velocissimo. Noi recuperiamo Hamilton qui nel misto, ma
quando lo superiamo. Occhio. Siamo molto vicini. Lì eravamo anche troppo vicini. Che cazzo è, appena provi ad accelerare là. Porca di quella puttana, signori. Facciamogli sentire almeno un po' di pressione. Attenzione, Lucas Weber, giro veloce. Abbastanza indietro, ma dobbiamo stare attenti, molto. Pochino di scia, no? Giusto una punta che gli mettiamo pressione. Stai distanziando l'auto alle tue spalle al ritmo di 3 decimi a giro. Perché se già lui là si prende l'interno e va dritto, insomma, stessa cosa qua. Siamo noi, mi sa che andiamo dritti qua, vabbè. Va molto lento qua nel misto, ma c'è spazio. Signori, non immaginate le difficoltà che sto avendo a tenere la macchina. Un pochino si potrebbero intravedere, ma non avete idea. Mettiamo la grassa pure qua nel misto, signori. Questa pioggia leggera durerà almeno per 20 minuti, forse di più. Mai così vicini, signori, mai così vicini. Cazzo, per... Attenzione alle gomme, non dimenticarti dello stato delle gomme. Ho sbagliato tantissimo, là lo potevo superare, invece gli ho dato una gommata, mi sembra giusto così, che... Penso di essere giusto, ma poi sono andato a vedere la miscela, ma m'ha fregato. Ma non demordiamo, signore, non demordiamo.
Abbiamo carburante a sufficienza per altri 5 giri. Vai, vai di nuovo, stavolta lascia stare l'Hertz. Concentriamoci sulla miscela. Ma è così. Grande, così. Sorpasso di forza. Ci abbiamo lavorato per 10 giri più o meno. In realtà no, dall'inizio. Con la parentesi Butler che ormai se n'è andato. Dietro Weber ha recuperato tantissimo. È ancora abbastanza mischiato nel gruppone, però ha recuperato non poco. Quindi Ocho. Adesso cerchiamo di mantenere le distanze da Lewis. Damose, Damose. Lewis non era velocissimo in realtà, però nel sto circuito è una parola a superare. Stacco dal tuo compagno dietro di te è 1,7 secondi. Siamo tutti vicini. Va bene, va bene. Come detto, qualche taglietto qua e là ve l'ho fatto. Anche questa fase forse, se non è molto concitata, ci potrebbe stare, non lo so. Ultimi due giri di sofferenza e di spiattellamento gomme apparentemente. Tanto dietro Leclerc va a superare Lewis Hamilton, che nel misto faceva tantissimo da tappo, che erano più vicini. Poi nel misto Hamilton molto molto lento, lo avevamo visto. Malissimo, sta a vedere la minimappa per vedere dove stava Lucas. Sto cercando di intravederlo, ma è meglio che ci facciamo i fatti nostri. Tanto ci resta abbastanza carburante per un solo giro, ed è giusto così, un solo giro rimane. Quindi Butler oggi, vabbè, imprendibile, signori. Oggi Devon Butler, grande gara, giro veloce, vittoria, a meno che non fa dei danni nell'ultimo giro. Ma oggi veramente imprendibile Devon. Sei all'ultimo giro. Una gara sudatissima, difficilissima. Qualche errorino di troppo, però Butler era, sarebbe stato improponibile riuscire a tenerlo dietro con il ritmo che ha dimostrato di avere oggi sotto la pioggia. Quindi abbiamo fatto quello che potevamo fare. Certo, siamo fatti fregare un pochino in partenza da Lewis Hamilton, là ci potevamo comportare meglio, nel senso fare magari una partenza più sportiveggiante. Poi Hamilton poteva magari tenere dietro Butler, oddio, non è che gli ha resistito tantissimo, l'abbiamo visto che Devon Butler fa pure il giro veloce e va a vincere il Gran Premio del Brasile. Noi una sudatissima seconda posizione, probabilmente Leclerc si va ad accaparrare gradino più basso del podio. Ma attenzione, andiamo a vedere. All'inizio del weekend ero un po' preoccupato. Poi io sono tanto preoccupato. Comunque, vediamo com'è andato Lucas. I vincitori si stanno avvicinando al podio.
La gara della McLaren è stata fenomenale, nessun dubbio al riguardo. E stasera immagino ci sarà da festeggiare. E dopo vediamo, gara, vediamo, signori. La classifica del mondiale piloti. Weber ottavo, ha recuperato il tanto. Tra il primo posto e il resto dei piloti. Ora una domanda per te, Luca. Chi è a tuo parere il pilota del giorno? Dovendo fare un nome, direi Lucas Weber. Vabbè, recupera dal 14esimo posto. Clamore. L'ha dimostrato più di una volta e quella di oggi è l'ennesima conferma. Con questo risultato, però, il titolo, signori, è una certezza per la Racing Point. I giorni in cui mai si mondiali sono meno ormai 5. Un ricordo. Ora sono tra le stelle del firmamento della Formula 1 e continueranno a dare del filo da torcere agli avversari. E ce la giocheremo all'ultimo GP, signori. Di grande Formula 1. Ma la stagione è ancora nel vivo, quindi non perdete le prossime gare. Siamo a meno 5 e manca un'ultima gara, signori. Manca un'ultima gara, ce la giochiamo noi e Lucas Weber. Non si vedeva un finale di stagione così emozionante da tanto tempo, signori. Sconti, per favore, sentiamo sconti. Sentiamo le tue impressioni. Stai sorprendendo tutti. Qual è il tuo segreto? Vabbè, dai, facciamo così. Non è stata una gara pulita, ti pare? Ma insomma. Che ce frega. Lucas ha fatto una ma buona chi gara. Se ne frega. Mi fa piacere vederlo crescere. Ma chi se ne frega. Netto miglioramento per Devon rispetto all'ultima gara. È tornato in forma o è stata solo fortuna? Attenzione, signori. Bam. Niente sconti. Ottimo. Vai a cagare, signora. Vai a cagare, te lo dico in amicizia. Vediamo se abbiamo un po' di punticini per preparare la Renault alla prossima stagione. Che qui si lotta, signori, si lotta in ogni dove. Volevo solo congratularmi per Grazie, il podio, caro. Te lo sei meritato. Agli ultimi giri abbiamo sudato freddo al muretto. Non lo dia a me. Sembra che anche me. Uno dei tuoi rivali parteciperà a un evento storico. Sconto qua, se 4%, decidi di sfidarlo, avrai l'occasione di farti conoscere meglio dal pubblico. 400 qua. Facciamo questo, anche se lo sconto non è tantissimo, però. E questo, dai. Ok. Va bene. Ragazzi, io a questo punto direi che ci vediamo con il prossimo attesissimo Gran Premio. Quindi mi raccomando, restate sintonizzati, lasciate like, condividete, seguitemi su Instagram, Facebook e Twitch. Alla prossima con l'ultimo GP di stagione in lotta per il mondiale. Saluto a tutti da Quel Tale Ale.